Massimo D'Alema segue Don Massimo Mappelli. Male che poi seguiranno molti oratori giovani, diciamo, perché il percorso è, per quelli che hanno superato i 60, è piuttosto impegnativo, rischioso, diciamo. Ma io sono molto d'accordo con le considerazioni che faceva Gianni, aprendo, e anche con molte cose che sono state dette dopo, in particolare da Pierluigi Bersani. Il congresso effettivamente è alle nostre spalle e noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo farlo, io ho sempre molto apprezzato, diciamo, il linguaggio immaginoso, spesso affascinante di Gianni. Io ho sempre avuto una tendenza alla prosa, diciamo. E io penso che una minoranza, innanzitutto, oltre che aspirare a diventare un pensiero, deve aspirare a diventare una maggioranza. È un pensiero banale, io mi rendo conto. E che il pensiero lo vedo più come uno strumento che come un fine, diciamo. Ma il fine è quello di diventare una maggioranza. È un fine dal quale non ci si deve fare assillare, naturalmente, perché sono i tempi della politica, diciamo, ma considero l'essere minoranza accidente e non sostanza, come avrebbero detto i filosofi medievali, diciamo. E comunque una condizione nella quale io non mi ritrovo particolarmente a mio agio, diciamo. Voglio dire, sinceramente, forse anche perché sempre avuto una, mi è capitato raramente, diciamo, e quindi sono quelle situazioni a cui uno non è preparato, ma è chiaro che poi uno deve essere coerente con quello che pensa, diciamo. È troppo facile diventare maggioranza col pensiero degli altri, diciamo. Qualcuno lo ha fatto. Sono molto d'accordo con Pierluigi Bersani quando ha detto che insomma, dobbiamo metterci dal punto di vista del Partito Democratico e della sfida che il Partito Democratico sta oggi interpretando. E c'è questa sfida, innanzitutto, si identifica in una misura rilevantissima nel ruolo che oggi svolge Matteo Renzi e nel suo dinamismo, nella sua energia, ma anche nelle speranze che ha suscitato nel Paese. E penso che noi dobbiamo essere consapevoli che se questo sforzo dovesse fallire, noi non ne avremmo dei vantaggi. Non si costruisce sulle macerie. Questo, il nostro atteggiamento non può essere un atteggiamento rancoroso. Noi siamo partecipi, ci sentiamo partecipi di una grande sfida riformista, attenzione, anche perché Renzi si muove su un terreno delicatissimo, che è quello di un rapporto di fiducia tra paese e istituzioni democratiche, che è profondamente logorato, e per certi aspetti il suo tentativo rappresenta, come dire, un tentativo estremo. Poi
si può discutere il terreno su cui lui lo conduce, ma non so se dopo l'eventuale caduta di questo tentativo io non vedo l'alba della riscossa del movimento dei lavoratori, ma vedo il rischio di una caduta verso il qualunquismo e verso la crisi democratica. Quindi noi viviamo questa fase lanciando una sfida riformista, e allargando l'orizzonte riformista. Non può essere neppure l'atteggiamento del sì ma, o la sensazione di una resistenza. Io sono, anche qui Bersani ha fatto un cenno, noi dobbiamo batterci per andare oltre su molti campi, per correggere, per portare dentro questa sfida riformista i valori, il punto di vista di una sinistra coerentemente democratica e che non cede, diciamo, ad una visione decisionista e democraticamente povera del funzionamento del meccanismo istituzionale, e per allargare l'orizzonte, i diritti civili. Cioè, questo è il terreno su cui si conduce una battaglia egemonica, non dando la sensazione che noi siamo un segmento di un mondo conservatore, come piace al Presidente del Consiglio descrivere tutti quelli che non sono d'accordo con lui, diciamo. Noi siamo sul terreno di una battaglia riformista e per certi aspetti vogliamo esserci con posizioni più coraggiose e più avanzate di quelle che oggi può arrivare ad esprimere il governo. Anche perché il governo è comunque il frutto di un compromesso e di una coalizione. Questo significa, e anche bisogna far capire al Presidente del Consiglio che, diciamo, per esempio, in materie come la riforma della Costituzione o la legge elettorale, il Parlamento ha i suoi diritti di discutere, di correggere, e nessuno toglierà a lui il merito di avere rimesso in movimento questo processo, anche se alla fine la legge elettorale verrà un po' meglio di quella da cui siamo partiti, anche perché quella da cui siamo partiti era fortemente condizionata da un'impronta berlusconiana. D'altro canto era chiaro, era scritta da Verdini, diciamo, quindi non è che era una proposta di legge elettorale che veniva da, diciamo, da un circolo di riformatori illuminati, diciamo. E quindi io penso che il Parlamento possa seriamente correggerla, eliminando storture che questa legge contiene, persino qualche aspetto di dubbia costituzionalità e di scarso buonsenso, no? Perché insomma, una legge che appunto, essendo congegnata per obbligare la destra a rimettersi insieme a Berlusconi, perché questa è la finalità di alcuni dei meccanismi, diciamo, essendo congegnata per obbligare la destra a rimettersi intorno a Berlusconi, è una legge che porterebbe all'assurdo che 10 liste con il 4,4% dei voti vincono le elezioni e non hanno diritto a entrare in Parlamento. Allora forse, se una legge è congegnata così, forse merita di essere rivista con attenzione. Io penso che è giusto che il Parlamento lo possa fare, e che lo possa fare con margini di libertà, come è giusto e ovvio. Anche perché nel frattempo la situazione politica è cambiata e i contraenti di quel patto continuano via via a perdere di forza contrattuale. È vero, ha ragione anche qui Bersani, insomma, è stato fortunato Renzi, perché il principale ostacolo, quello che ha rappresentato per oltre 20 anni il principale ostacolo alle riforme del Paese, è oggi un ostacolo enormemente indebolito. Approfittiamone, è giusto approfittarne per farle.
Ma io vorrei un altro punto delle cose di cui si discute, per esempio, anche qui. È evidente che diciamo una correzione fiscale a vantaggio dei lavoratori attivi di quelle dimensioni può, giustamente dobbiamo sottolineare, non è una risposta sufficiente. Però il fatto che c'è un governo che dice voglio sforbiciare i redditi alti e voglio migliorare i salari non è qualcosa contro cui si possa protestare, ragazzi. Perché altrimenti diciamo, perdiamo ogni... Lo dobbiamo considerare un primo passo, dobbiamo considerarlo un passo... Dobbiamo, secondo me, dire una cosa che non ho ancora visto da nessuna parte, diciamo, che l'accanimento contro i redditi dei manager pubblici è soltanto una piccola parte di un'opera di riequilibrio di giustizia sociale, perché non si interviene fiscalmente contro i super redditi di tutti, pubblici e privati? Perché sinceramente altrimenti si corre il rischio, come dire, semplicemente di dare uno svantaggio competitivo alle imprese pubbliche, alcune delle quali sono imprese quotate, diciamo, e di spingere i manager di maggiore qualità ad andare a prendere, diciamo, ricchissimi compensi da parte delle imprese private. Si intervenga, cioè, e potrei fare altri esempi. La nostra posizione deve essere noi contro le riforme? No, di più e meglio. Ecco, questa è la nostra posizione. Noi siamo la forza che incalza, che incoraggia, che aiuta, si può dire, il governo a superare compromessi, resistenze, posizioni che pure si manifestano in un governo di coalizione. Noi siamo pienamente sul terreno del cambiamento del paese. E questo, lo dico, è un problema, è un grande problema della sinistra. Io non voglio fare la polemica contro il sindacato, eccetera. Fra l'altro, io penso che il sindacato guidato da Carla Cantoni è un sindacato che ha affrontato con molto coraggio scelte anche molto difficili, consentendo di fare riforme tutt'altro che banali, che da questo punto di vista fanno dell'Italia uno dei paesi che ha riassestato il suo sistema previdenziale molto meglio di altri paesi che ci fanno la lezione. Infatti è una delle riforme di cui non si parla, perché c'è stato anche un sindacato che ha avuto il coraggio. Io sostengo da tempo che il sindacato italiano ha sottovalutato la frattura che si apriva sul mercato del lavoro. Parlo di molti anni, e cioè il fatto che si andava creando un varco sempre più profondo tra una quota di lavoratori tutelati e una massa di lavoratori precari e senza diritti. E che questa era una frattura generazionale e di sesso, non soltanto, diciamo. Quindi era un problema enorme che il sindacato ha a lungo trascurato. E quindi una riforma che vada nel senso di una riunificazione del mondo del lavoro è una riforma che, secondo me, qui dobbiamo guardare. Io, per esempio, non sono in linea di principio, poi si tratta di entrare nelle tecnicalità dei meccanismi, ma l'idea di un meccanismo unico a tutele progressive non mi ha mai trovato ostile, anche quando nel sindacato questo suscitava delle ostilità, diciamo. Perché penso che la preoccupazione principale doveva essere quella di rimettere insieme i lavoratori e non di approfondire una frattura
che ha fatto apparire da una parte che ci fosse un mondo tutelato, privilegiato, sindacalizzato e dall'altra parte un mondo privo di diritti, anche perché in fondo il sindacato se ne occupava poco, che non faceva parte, diciamo, di quella fascia generazionalmente, storicamente tutelata. Di questo era un problema. Non facciamoci prendere in contropiede su questo terreno. Affrontiamolo, diciamo, nello spirito di una sfida riformista. Ma l'ultima cosa che voglio dire, che è quella a cui riguarda il partito, perché dove invece, a mio giudizio, si sta aprendo, ma questo d'altro canto era prevedibile, noi l'abbiamo detto anche nella campagna congressuale, la divaricazione più grave, cioè il punto debole vero della visione della maggioranza che oggi guida il nostro partito, è in realtà che questa maggioranza, sin nella impostazione congressuale, ha considerato il partito più un peso, un ostacolo, che non una straordinaria risorsa. E l'idea di un partito, diciamo, comitato elettorale del leader, diciamo, e quindi poi è accaduta insieme, perché le leadership si costruiscono a diversi livelli, diciamo, insieme di comitati elettorali, l'idea di un radicale spostamento della direzione politica nelle istituzioni e di un partito servente, diciamo, è stata una parte fondamentale della cultura politica che ha accompagnato, diciamo, l'attuale maggioranza. Questa cultura politica sta dando i suoi frutti, perché noi stiamo vivendo un processo di destrutturazione del partito, di impoverimento, c'è poco da fare, che è in atto e che può prendere una piega drammatica. Ma il partito delle primarie senza il partito, che cosa diventa? Chi riorganizza queste primarie? Insieme di comitati elettorali, parliamoci chiaro, di sponsor. Il rischio è che si vada verso un mutamento qualitativo del sistema democratico. E io considero questo il punto sul quale noi dobbiamo mettere in campo la nostra responsabilità. Noi abbiamo raccolto in quel congresso la metà circa dei voti degli iscritti a questo partito. Poi nel voto di opinione siamo stati travolti, diciamo, dalla speranza, dall'aspettativa, ma noi abbiamo una responsabilità enorme, noi rappresentiamo una parte grande della militanza attiva di questo, non il 18%. E noi, e questa forza deve attivarsi. Cioè questo partito lo dobbiamo fare funzionare noi. Dobbiamo aprire i circoli. Dobbiamo fare il tesseramento anche se non si stampano più le tessere. Scusatemi, sarebbe un atto importante se la minoranza, per atto di protesta, stampasse le tessere, non della minoranza, del PD. Che i responsabili del partito non stampano. Questo partito noi non lo possiamo lasciare morire. Spegnere, non possiamo accettare che diventi un'altra cosa, che non sarebbe utile alla democrazia italiana. E allora bisogna organizzarsi nel territorio, cioè, ma ripeto, in questo caso non organizzarsi come una minoranza,
ma organizzarsi come quella componente che prende su di sé la responsabilità principale a fare in modo che questo partito esista, si organizzi e si radichi ancora meglio nella società italiana. E bisogna lanciare in questo senso una sfida alla maggioranza. Noi ci siamo ad aprire i circoli, a fare le tessere, e speriamo che ci siano anche loro. Ma noi ci siamo. Ecco, io credo che questo, noi non possiamo ridurre, noi ci riduciamo ad una frazione parlamentare che dà la sensazione di stare lì a correggere le virgole, a difendere qualcosa, a frenare rispetto al coraggio riformista di Renzi, il nostro ruolo appassisce. Se noi siamo invece la forza fondamentale che fa vivere il Partito Democratico nella società italiana e che sul piano delle riforme lancia, accetta e rilancia la sfida riformista, io credo che allora forse, diciamo, la prospettiva potrebbe essere quella cui accennavo all'inizio. Grazie.